Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso con la camisa piena di macete. Partiamo. Boh, mi incinturo. La cintura anche per me, perché se l'importante, la cosa più importante è la sicurezza, Ciccio. Non è. Guardate, se far macete on the road in qualsiasi condizione. Sicurezza o insicurezza, l'importanza è fare. Comunque è bella sta Subarina, sa? Ma dove la c'ho una? No. C'ho almeno una. Ascolta. Non ti sa guidare con l'automatica, non ti sa guidare, quindi guido mia e non voglio sentire storie. Allora, questa cosa che te dico? Mi sono una barca. Aver qua con noi qualcuno che ha che far con le barcoliane. Sarebbe bellissimo. Fermiamo qualcuno a casa. Sì. Fermiamo. Signor! Era questo signor là. Signor, la sa qualcosa del barcoliana? Perché stiamo cercando dei. Se la sa qualche robetta sulla barcoliana. Qualcosa so, buongiorno. Adesso sono un monte in auto e così. Buongiorno. Piacere, Max. Buongiorno, Flavio. Piacere, minchia. Parlavimo delle barcoliane e se chiedevimo se cercavimo un passante a caso che magari abbia a che far vagamente. Sì, a parte che sotto il periodo barcoliana tutti i triestini di Zig diventa barca, quindi sarà un de quei, insomma. Chiaro, tutti ecco. Sa tutto. No? È come quando io era il Moro di Venezia, che tutti sapeva il Spinnaker, il Gennacher. Quindi non avevamo ancora detto che sei miti a giallo. No, ah, sei miti a giallo. Ma così combinazione? Ecco, combinazione, uno va per strada. Passavo da qua. E dove andiamo? Andiamo a Barcola, dai, che così vediamo come che sarà l'organizzazione, come che sta andando avanti le robe. Che può essere che salti tutto, cioè ma poi è sempre casino, siamo a Trieste, ragazzi, è sempre tutto col nascere da un momento all'altro. Bon, ma in caso che si fatti la barcoliana, insomma, tutto a posto. Ma caso, in caso che qua non si fatti. Se arriviamo a farla, tutto bene, sì, no, tutto bene. Anche perché l'altro anno. Che numeri, no? Numeri pazzeschi, tanta. Quanti l'altro anno? 2689. Mandiamo un appello per ciò che vengono un pochi di meno. No, tanto che abbiamo messo il limite a 2700, quindi di più non è possibile. Ah, se il limite? Ah sì, perché sì. Dopo cosa succede? Dopo non c'è spazio, già l'altro anno era qualche dunque che non arrivava a navigare, saltava da una barca all'altra. Ma dai, sì, sto anno insieme abbiamo deciso, mettiamo un limite, 2700, quindi no, il triestini che si iscrive, altro che. Sì. Sappiamo che c'è comunque tutto un reparto di quei che si iscrivi per fare la grigliata, no? So cos'è. Categoria grigliata. Questi qui per la grigliata, quelli per avere la scusa per comprare un bel prosciutto e farselo domenica in barca, per caricare la barca di birra. Ma se qualcuno che fa il furbo porta il motore. No, quelli non carema, questi sono carema. Bonazzi, carema, oppure si butta in acqua e sburta la barca. No. Ma mi non ho visto, però mi apprezzeria tanto una scena del genere. Ragazzi, una delle prime barcolane, che era 100 barche, era una tale bonazza che noi andava avanti, a un certo punto una barchetta piccola, che aveva 5 metri e mezzo, si chiamava Carla, non capiva più niente, se girai gataià l'arrivo da cui, praticamente in, con la popa. questo è spirito da barcolana. Quindi entro qua, no? No, a questo punto va a Barcola, facciamo un giro intorno al piazzale 11 settembre, porticciolo di Barcola, che così vediamo anche il logo dove è nato tutto. Sì, la società di Barcola è nata là, facciamo proprio un tour nella memoria. Bello! Andiamo a vedere i pescatori. Perché alla fine le barche a vela sono nate per quello, per andare a ciò ripensi. Sì, assolutamente, perché era bravi i lussignani, perché arrivava per primi a Venezia a portare il pesce fresco, chi era più bravo a navigare e a trovare il vento vendeva meglio il pesce. Quindi questa era la prima sede praticamente? Qua era, no, la prima sede era un garage qua del presidente, il primo presidente, dopo era un altro, il primo luogo dove che iniziava l'attività, i veci, i nostri veci.
E poi pian piano che imparà ad andare, era Elio Parladori, che era uno dei primi direttori sportivi che organizzava le regate, che non aveva Alba, e quindi andava a Monfalcone, alla Svoc, alla Vela, a domandare: ma come si organizza? E da qua è partì tutto, quasi partì l'idea. Mamma mia, ciò che roba, veramente era un'idea che partiva da Barchette, dal basso proprio, per arrivare a dove si arrivava, ma che storia. E invece la trazione per la parte agonistica, quella un pochettino più... dei forti, quando si arrivava, insomma, quella si è arrivata dagli anni 80, metà degli anni 80, seconda metà degli anni 80, che comincia a intanto si arrivava ai Furlani, sì, prima la Blue Eyed Princess, era una barca di Tony Bardelli, che ha vinto la barcolana, poi si sta squalificando un anno, e quindi si sta ai Furlani, ovvio, ma vi porto a vedere la società, sì. Dai. Allora vado qua, allora, ci mettiamo. Viene gente, guarda, se vai, neozelandesi, qualche anno fa, neozelandesi, mettiti qua, qualche anno fa si arriva a un matto con una barca dalla Finlandia, il che porta la barca dalla Finlandia, insomma questo matto era un architetto finlandese, un super architetto, un archistar, e compiva 80 anni il giorno della barcolana, il fio gli ha fatto un regalo, gli ha detto: ascolta, sai cosa, ti porto la barca alla barcolana così ti festeggi con gli amici, e erano 10 finlandesi che si venivano a fare la barcolana. No, c'è tantissime barche che arrivano ad Ancona, non so perché, c'è 50 barche ogni anno che arrivano ad Ancona. 50 barche. Toc. No, ho guardato il bagagliaio, sono deficiente. C'era il bagagliaio, guarda che ho sbagliato il tasto. No, a mano, perché con le mani occupate. Ah, bene. Ecco, sbagliato il tasto. Ok. Daghe, perfetto. E adesso, mi che non sono del fatto questo. E, ok, si va a sera. Vedi, alzare le bandiere e alzare qualcosa gli ha fatto. Prego. Ecco, Gigi. Ciao, come sei? Ciao, ho visto che ti aveva risposto. Non ti ho mai risposto? Naga, per cui, il solito tuo. Non gli ho mai risposto. Chi è questo zingano qua? Cosa si viene qua, scusate? Qua stiamo lavorando. No, se venivo qua a vedere se stiamo lavorando, se siamo di ficcare, a fare i trici. Sì, sì, soldi per culo a tutta forza. Mi piace. Ecco, vedete, questo è lo spirito di Barcolana, però dietro le quinte, si sta lavorando davvero. Sì, non ho organizzato. No. Allora, tutto finto, ci ha preparato. Aspetta, ti presento i miei capi. Vieni qua, Michele. Voi non sapete, ma già Luz ha un GPS addosso, appena che lo rivedi che sta arrivando e comincia a correre. Mario è la responsabile dell'iscrizione di Barcolana, quindi Ela è la donna dei 2700 iscritti. Insomma, veramente. Sì, no. Hai voluto tu il limite, hai detto basta, non ce la faccio. Ma tu la diciamo a casa? Adesso lei la si iscrivi alla Barcolana, no. Ok? Sto anno lei era in barca, in crociera, in Croazia, e la vedeva le barche, le diceva: quella si è iscritto già, quell'altra era l'anno scorso. E se non erano iscritti, diciamo, ha fatto una Barcolana. No, io non so, quest'anno lei, ma ci sarà anche lei, dico, io e tante altre ragazze, e loro dico: veniamo. Quindi Guinness dei primati è tuo in realtà, non è della Barcolana. Vieni a vedere. Questo è il Guinness, perché c'è la storia della Barcolana. Giorgio, Verginella, ciao, Miro Cernaz. Te le ha fatte quasi tutte? No, praticamente quasi sì. Tutte. Sì. Il nostro pescatore, prima che ho mostrato Tano Marsiglia, che è il pescatore. Piacere Gaetano. E qua c'è il Guinness, guarda, il certificato, dove parlavo il certificato prima, Guinness, no? Ah, sei proprio qua, 2689. E mio ero. Era quella che vi dicevo prima, è Carla. Di Sigovic, che gattaia col cul, è vero o no? Che gattaia in poppa. Ma allora, ma quando nel 2025 che avrà finito lo spazio qua sotto, cosa mette? Questo è un problema di Jimmy, adesso che domani se non tipo a lui. Vieni. Questa è la parte più importante della società, perché se l'albo del ciccio, cioè ciccio non è per barca, meraviglioso. Ma questi sono tutti quei che ha fatto qualche casino, durante la barcolana o in generale? No, tutto l'anno. Te pensi che il capitano qua, che capitano nautico, sì, che dopo veniva fuori il nome, il Genai in crociera, a un certo momento fra le isole, non sapendo chi era, si andai a comprare una cartolina per vedere in dove. Giorgio, ieri era qualcheduno anche che voleva
far qualche modifica sul porticciolo de Barcola per scavare un po' con una... Ah, sì, beh, ma poi il povero, la barca toccava con la bassa marea e un giorno se venì vestì coi trombini con la paglia per nettare il fondo, perciò che la barca che stì ben ormeggiata. Poi vengono, poi passano i vigili urbani e vedono questa persona col caldo che era, e dice: ma scusi, ma lei? Ma me, no, no, me lo dico con me, che ho portato il cim. Qua Barcola, sei qua Barcola, a un certo punto chiama la segreteria del centro di igiene mentale, desidera, signori, c'è qua un signor che desidera essere un vostro socio. Ma se vestì con la maschera, con le pine, e ha un piccone e una pala. Cioè, sei sicuri che sei vostro socio? Più che ne ha fatte tante, che fine a un certo momento che andrà per raggiungere. Per raggiungere alla carriera. Ha più perso l'equipaggio, la moglie che è dimenticata sul molo, la ciorlendrio. A un certo momento, dopo 12 menzioni. E c'è un sacco di spangari qua. Grande famiglia. Sì, Spangaro Steglio, il nostro socio fondatore. Quelli che ne ha combinate, se volessi scriverle mai dobbri un libro, le cose che ha combinato. Ma la roba è che... Una delle più belle era il porticciolo di Barcola, non aveva gomoncino. No, Santa Croce. Santa Croce, sì, il porticciolo. L'ho messo in moto, lui si casca in acqua, il gomon si calzava, cominciava ad andare e lui col gomon che veniva, lui si buttava sotto. Il gomon che passava sola e lui andava sotto. Finché consumava la benzina. Ma la verità è questa, a tutti sul mollo che rideva come matti. Adesso il presidente dei Cici... Sei il comandante Kersi e sei un'autorità morale più importante della società. Beh, sta roba è proprio bella. Ecco, questo ecco, comunque vi posso dare una novità, un annuncio, una primizia. Sto anno pubblichiamo un libro sui Cici, in cui sarà come una Maldobria, le conteremo, sì. Perché la roba bella è che era Fulvio Molinari, invece presidente che ha fatto diventare grande la Barcolana, che ogni anno, no, Giorgio scriveva, faceva le poesie, faceva tutte le poesie bellissime, quindi questo anno le ripubblicheremo, sarà da morire da ridere. All'inizio diciamo c'è tutta gente che si va imparando in barca pian pianin, ma dopo sotto se campioni del mondo, campioni giro del mondo, giro di qua, e quelli sono un poco, no, meno sono tanto per il libro dei Cici, perché... Ma comunque vedrà il libro e vedrà il nostro Bresciani, che è il plurimondiale che si diventa Ciccio. Lo rendi umano, c'è bello. Ecco, qua abbiamo anche i Vigili del Fuoco che sta preparando per la Barcolana. Giorno. Per me i Vigili del Fuoco si sta preparando per il pranzo, però insomma va bene. Oggi sì. La Barcolana del 2011 era una giornata stupenda, solo che la notte che aveva nevigato. Quindi Franco Pace che aveva deciso: vado a Muggia, a Lazzaretto, che ha messo la macchina su un cavalletto, che ha fatto 56 foto, dopo le ha messe tutte le vizzine, e si è venuta fuori sta foto stupenda che abbiamo messo, incredibile, no, strepitosa, perché si vede dal faro fino oltre il Castel de Mirma. Qua vedete tutte le magliette, no? Del polo della Barcolana, che ogni anno comincia a rompere, ma di che color sarà la polo della Barcolana? No. C'è il posto a vedere i manifesti della Barcolana. Questo è il mio autista che non vuole entrare qua. Ecco, questi qua sono tutti i manifesti della Barcolana. Allora qua c'è il manifesto dell'altro anno che ha fatto tanto discutere. Dell'Abramovic, dice: cosa fa sta barba vestita da coreana, così con sta bandiera, cosa c'entra con la Barcolana? Vabbè. E noi volevamo dire: siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti sulla stessa linea di partenza, condividiamo. Ecco. Questo qua invece è il manifesto del 2017, e questa è la barca di Miro, quello che aveva conosciuto Zoo, che quell'anno volevamo moltiplicare le barche, e allora abbiamo fatto questa foto con Galimberti e l'abbiamo moltiplicata. Questo è un vecchio triestino importante, Gillo Dorfles, che ha 104 anni, ha fatto il manifesto della Barcolana, che aveva 104 anni. Questo è il manifesto di Missoni nel 2014, ma quel che volevo mostrarvi è prima dell'altro anno che si diventa famoso il manifesto dell'Abramovic, sì, no. Quale era il più importante, il più, se facevi su Google il manifesto Barcolana, cosa veniva fuori secondo voi? Quale secondo voi? La sirena, è bravo. Una
una foto che ha fatto il nostro grande fotografo Massimo Cettin, che se andava in pescheria e comprava un tonno e gattaia la coda del tonno veramente. E il gabecca sì veramente non dopo, il gattaia una mula e il gattaia una mula e la messa di strada dove la sei qua secondo voi vedete non si conosce bene la città ma la sarà vicina a Castel de Mira bravo se la spiaggia in Castel de Mira ma no questi sei scogli là bene la cazzata là sulla spiaggia. E dopo col fotomontaggio che ha messo, qual è il problema? Che i Riva in generale in conferenza stampa, e noi che avevamo mostrato questa cosa, e il fotomontaggio quando era venuto proprio tanto bene, e quindi sostanzialmente il manifesto si sta censurando perché si vedeva il cul della sirena, e a quel punto non si sta utilizzando questo manifesto qua, non si sta utilizzando, quindi se un altro 41... Questa è la Barcolana 50 che abbiamo costruito l'anno scorso, è il modellino della barca, fatto da un vecchio triestin bravissimo. Poi volevo mostrarvi questa che è impressionante. Questa è una balena tirata su alla fine degli anni 70 da un ponton che non è l'Ursus, questo par l'Ursus ma non è l'Ursus, era un altro ponton. E guardate che questo è l'uomo, guarda che dimensioni. Questo è il Missoni, qualche anno fa. Questi sono i doni che mi fa un artista triestino ogni anno, prima dell'inizio della Barcolana, Stomato Riva, e ne proponi delle sculture. Questa era la Barcolana del 2018, deve essere 50 Barcolana. Non sto andando allo spetto che vegni, perché il primo giorno, quando verzemo il villaggio, lui arriva e mi porta la sua creazione dell'anno. Questo è il manifesto di sto anno. Questa Barcolana 50+1 è la roba bella, è il fior di Trieste, che sia una poesia di Saba con il fior. Trieste è una scontrosa grazia, come un ragazzaccio aspro, vorace, con occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Ecco, questo è il fiore di Trieste. Disegnare Morandi con le mani troppo grandi era peccato, quindi che avesse il fiore. Bravo, esatto. Sì, senti, che capito. Questo se fossi stai in mano nostro. Cioè, mi aveva sbassato, ho citato una poesia del Saba, così, cioè, dovevi proprio buttarla in sacco, così. Questo bisogno. Chi va per Mars è scaramantico? Molto scaramantico. Sì. Se vuole usare in barca il verde, per esempio, non si può andare le divise verdi, non si deve cambiare nome della barca. Ecco, questa è un'altra roba importante. Non si deve cambiare nome della barca. Se ti compri una barca di seconda mano, guai cambiare il nome. Quindi c'è gente che ha dei nomi tremendi. Noi abbiamo un catalogo in Barcolana che se non so, il Moro de Sede, tutte queste barche qua, e uno se piace quella barca così, la ciogo, poi a Muggia soprattutto se dei nomi pazzeschi. A Muggia se due caratteristiche, le barche che ha l'albero altissimo, perché i vol correr con bonanza e quindi tira su gli alberi enormi, e poi se questi nomi delle barche, troppa roba, sì, dei nomi incredibili, solo i mugliesani. Questo sei Ivan Pivaz, che è da anni il primo iscritto alla Barcolana, e ogni anno le manda una cartolina con l'augurio sto anno del buon 2019. E come fai a scriversi per primo? Il cuore qua come un matto, il cuore il 25, se vieni qua il 25 alle 9 lui è qua con una bottiglia di Malvasia e si iscrivi un anno, non ve dico, se arriva un matto della Nuova Zelanda e pretendeva di essere lui il primo, cioè quell'altro se andava fuori di testa, Pivaz se andava fuori di testa lo ha buttato per terra e si è iscritto per primo. Guarda come sta costretto, oppure può essere poi Fagagni anche, dobbiamo stare attenti con Fagagni. Secondo me qui in Arcai sta salendo tagliamento, poi precisa di Fagagni al solito. Ma per cosa parli? Allora, lui è Jimmy, personaggio, ovviamente, vi sarei accorti. A un certo punto ne disi, vengo attaccato gli adesivi della Barcolana sull'auto. Era vero. Mi ero convinto. Sì, sicuro che fosse un scherzo. Vito che non sei una macchina. Sì. Invece tu dovevo andare a dire delle cose del concessionario. Allora. Dove staccare questi? Questo problema qua. Vabbè. Va bene, eh? Stavo vedendo se li attaccare anche davanti. No. Pranzetto leggero. Sì, volete proprio una roba veloce. Iota e Ovidui. Ho capito che non era possibile. No, ma come ho provato poi. Ho provato un 4-5 volte a dire no, meglio di no, ma non so che sia stato. No, non sento. Eccoci, perfetto. Eccoci. Qua, ora. Arrivati.
Grazie mille, grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie, guarda. Se vediamo, dai, se vediamo in Barcolana, no? Sì, sì, ma, sì, ma so, stiamo faremo. Cercando di fare in modo di, magari sottomarino, sottomarino se poi. No, 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 però questo anno se no. Voi vedremo. Fare un'eccezione. Se vieni fuori se meglio. Trasmettere sotto acqua non può l'onda. Aspettiamo. Ciao ragazzi, grazie. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole, se ciò di Rosenit.